c'è! Ma la Marsetti! La Marsetti! Si scivola! Attenzione che c'è la neve, si scivola, non mi cadere che oggi è venerdì 17. No. Allora, mia cara, intanto vado anch'io a prendere il grembiule perché voglio mettermi il mio grembiulino col numero di telefono. Con il numero di telefono. Esatto. Senti, ma vedo della faraona, che è proprio il piatto anche questo delle feste. Sì, perlomeno dalle mie parti. No, vero, è vero. E cosa ci fai? Oggi facciamo un raviolo con la faraona e le albicocche secche. E che ricordi hai, tanto che tu ci presenti gli ingredienti di questo piatto? Allora, il ricordo è semplicemente quello che abbiamo sempre un avanzo, no? Del pollo arrosto, quindi si faceva la nonna piuttosto che mia mamma facevano questi ravioli. Vedi? Aspetta che abbasso quindi un po' qua. Quindi si fa con l'avanzo, in questo caso sì, della faraona, noi lo facciamo del pollo, apposta, del tacchino, eccetera. Esatto. Noi lo facciamo apposta, però se può c'è essere l'avanzo è un'ottima ricetta, okay, del riciclo. Allora serve della faraona, abbiamo o la del faraona pollo, o del tacchino, pollo, quello che anche vi okay, avanza. Esatto, che faremo arrosto con un trito di verdure e andremo un po' di erbe aromatiche e sfumeremo con il vino rosso. Dopodiché prepareremo in abbinamento una salsa albagos, che è il tuo formaggio sì, tipico. È uno dei formaggi. Diciamo, se uno non ha albagos, Lorenzo, cosa può usare? Allora, può usare un formaggio duro, stagionato, o può puntare su un formaggio magari colorato allo zafferano, perché l'invernale del bagos è allo zafferano. Sì. Ma il consiglio, se uno non ha bagos, è farsi un regalo per la vita, prendere la macchina e andare a Bagolino a prendere. Esatto. Per me cioè, è proprio il miglior consiglio. Esatto. A parte che è bellissimo, è un paesino stupendo. Allora, metto spieghiamo dov'è, le perché verdure. Sai, magari uno... In provincia di Brescia. In montagna, sì. Allora, Bagolino. Allora, abbiamo messo le verdure, cioè nostra... sedano, carote e cipolle, il soffritto, classico. La nostra faraona. La faraona. E con anche le ossa. Sì, perché così prende proprio un buon sapore. Esatto. Ok, andiamo a creare proprio un ripieno bello saporito. Mettiamo un pochino di rosmarino, due foglioline di salvia e facciamo rosolare ben bene, bello vivace. Mm. Ok, così. Mentre questo va a rosolare, poi aggiungeremo il vino rosso. Mentre questo va a rosolare, noi lo lasciamo andare. Guarda, metto un po' di sale e un pochino di pepe. E te lo curo io, dai, sono okay, qua. Guarda, quando visto mi che dici, sei lì... metti il vino rosso, io lo metto. Perfetto, io vado invece a preparare con il mio bagos grattugiato. Guarda che scorta. Mm-hmm. Cos'è questa? Questa è panna fresca. Brava. Guarda, ma pazzesco. Non alleggerisce, ricordate. No, esatto, è solo un vizio, è un regalo, eh. Ok. Allora, qui abbiamo... Allora, io sono qui, tra un po', quando la panna bolle, butterò il bagos per fare la fonduta e quando la faraona è rosolata ci metto un po' di vino rosso. Perfetto. Va bene? Ok. Do una lavorata alla nostra pasta fresca che abbiamo fatto con farina 00 e due uova e i tuorli, quindi una farina un pochino più ricca. Gli ho ridato una rilavorata e la metto qui e adesso prepariamo il nostro ripieno. Yes. Perché lì lo mandiamo in cottura. Allora aspetta, guardate, mettiamo il vino brava, rosso, sì, facciamo mettilo. Vedere tutto? Tutto. Tutto. Bergamaschi. Che così bergamaschi, insomma, va seriamente, poi lo lasciamo sfumare. Allora, se proprio devi farmi il verso, devi dire... Senti, ma le albicocche dove le mettiamo? Adesso le mettiamo qui. Allora, questo è il risultato della nostra faraona. Ok. Quindi, faraona cotta piuttosto che avanzata. Lo andiamo a mettere nel robot, ci mettiamo un pochino anche di liquido di fondo di cottura. Deve essere un ripieno un po' morbido, mi raccomando, mm-hmm, che non sia troppo asciutto. Lo vado a frullare. Il bagos qua è pronto, vado. Vai. Vado giù col bagos, vai, a fare la fonduta qui. Tutto, butto dentro sì, tutto, sì, butta dentro tutto, spegniamo e vai e mescola. E vado e mescolo. Allora, che bello, quando ero piccola ed ero a casa, e quando c'erano le feste delle vacanze di scuola, al mattino c'erano tutti questi cartoni animati ed era bellissimo. No, è vero. Era un appuntamento che... Perché solitamente lo davano dalle 17 in poi, invece i giorni di festa la mattina. È vero, lo davano sempre. Pollon troppo tanto. Vedi? Mamma sì. Lei si vede con un'altra generazione. Già. Noi avevamo altre cose. Allora qui dentro il nostro
frullo di come si chiama, di faraona, il formaggio grattugiato in aggiunta. Esattamente. E questo fa molto Natale, a parte la faraona. Le albicocche secche. Esattamente. Allora, l'albicocca secca io l'ho scelta perché a me personalmente piace tanto, però vi potete mettere i fichi secchi, le prugne. Cioè, quelle classiche, quella classica frutta che ci abbiamo solo a Natale. Quella che porta il nonno. Esattamente, esatto. Quella che mettono nei cesti. E finisce... Che uno gli riceve sempre i cesti di frutta, c'è dentro questa roba, non sa mai come fare. Guarda il bagosto. Mamma, no, se ma sei scusami, brava. Scusami, no, guardate qua, ragazzi. Guarda come file fon, tra. Posso darci un attimo con la mano? Sì, certo. Grazie. Vedete la consistenza? È morbido, ma non è asciutto. È molto, molto importante. Okay. Ok, morbido ma non asciutto. Infatti ci abbiamo messo un po' di sughino anche del certamente nostro... Certamente che sì. E allora, adesso tiriamo per la pasta. Sì, allora abbiamo la nostra pasta fresca. Sì, tu vuoi usare questo, no? Tanto certo. Va bene. Certo, okay. Sì, sì. Perfetto. Sì, sì, lo sai che non buttiamo via niente. No, ma che buttiamo via qua? Siamo impazziti. Allora... Aspetta, è che non ci vedo, mamma. Non ci vedi più, ma non ci vedo, c'hai gli occhiali, eh? Ma sono in quel periodo della vita dove con gli occhiali non ci vedo da vicino, senza occhiali non ci vedo da lontano. Ma ci sono quelli, come si chiamano? Non li prenderò mai. No. Come si chiamano i bifocali? I bifocali li porta mia mamma, io non voglio. Però dicono tutti quelli che li usano, che invece sono comodissimi, perché da lontano vedi e da vicino vedi. Ho capito. Anch'io non mi voglio arrendere i bifocali, ma io perché vedo bene da lontano, almeno quello vedo. Cioè ragazzi, io veramente. Vabbè. Bolle l'acqua, per favore. Bolle. Perfetto. No, non ci ho messo... Il sale. Dimmi se vuoi che butti dentro già... Me lo vado a prendere io il sale. Un po' di sale grosso, sì, e arriviamo. Poi buttiamo... Ah, lo sa la zia Crista. E dove poi buttiamo... Allora, guarda, abbiamo la nostra sfoglia. Deve essere bella sottile. Sì, bella, okay. Sì, bella sottile. Così. Poi a piacere, se vi piace la pasta più spessa, la si può fare. Beh, però il raviolo a me piace un po' morbo. Un po' spesso. Sallo, eh? Sì. Sì, bravo. Grazie. Allora, grazie zia Cri. Allora, abbiamo... Adesso però che ha salato, devo farla ribollire un'altra volta, cioè... Sai ma Valeggio che quando sul metti mincio, il sale, Valeggio sul mincio, Valeggio sul ci sono i famosi Niti d'amore, come no, che il raviolo con la sfoglia il raviolo con la sfoglia sottile dicono di tanto. Sì, è molto bello. Adesso facciamo vedere come lei fa questi ravioli. Allora, tac, facciamo dei quadratini così. Ok, poi prendiamo i nostri. Che bella. Mi dai ancora una mescolata per rendere... Ma manto. Cioè veramente. Vacci. Applausi per Fibra. Ragazzi, che top. Resto sempre dell'idea che quando hai del tempo libero, se vuoi venire a darmi la mano, sai che botta. Il problema sai qual è? Avere del tempo libero tra il mezzogiorno, The Voice, e poi tengo anche una famiglia, anche una bimba, quindi giusto. Insomma... Non c'ho tantissimo tempo, però nella seconda, io dico sempre, un'altra vita sì. Ok, allora speriamo di incontrarci anche ma nella sicuramente, prossima. Ma sicuramente, io sono convinta che ci rincontreremo sempre tutti. Ok, allora. Se bolle io butto giù. Vai, anche quelli che tu hai già preparato e quelli che stai preparando, tanto chiusi a triangolo, è molto semplice. Adesso dei fazzoletti. Ti do anche questi, sì, sono dei fazzolettini. Ah, questo si è impiccicato perché non ho messo sotto la farina. Uno. Vai, due, non prendo iniziativa. Dai. Allora, trito ancora queste due che sono rimaste, appunto, non facciamo la tristezza al bicocchine. Perché dobbiamo renderci tristi, intanto che poi sta cuocendo la nostra... I nostri tortelli, che nostra, belli che sono. Che meraviglia, guarda. Allora, due opzioni, o li mettiamo, scusami, o li mettiamo in padella nudi, con un filo d'olio, o li mettiamo in padella con la salsa. Siccome la salsa è un pochino saporita, io direi, mettiamo giusto un filino d'olio, ma pochissimo, Evelina, giuro. Abbasso qui. Io prendiamo i nostri, guarda che belli. Belli sottili. Sì. Poi se vi piacciono più spessi, potete fare anche più spessi, eh. Mettiamo dentro qui. Ne avanza due. Li prendo. Poi ci metto così un pochino di pepe. Ah no, questo è sale, dov'è? Pepe.
C'è solo a P, è vero che tu non vedi niente. Ragazzi, però devo fare qualcosa. P ed S. Devo fare qualcosa. P, pepe, S, sale. Ve lo prometto che dopo le feste vado a farmi dare una bella registrata. Oppure la prossima volta vedi col cane. Sul cane addirittura. Col mio Gino. Vieni col tuo Gino che almeno ti dice lui, fai così, fai cosà. A proposito di Gino, scusa, l'hai fatto l'albero del Natale col tuo Ovvio. Gino? Ovvio. Io sono un amante delle decorazioni. Ecco delle... Gino! Gino! Amore! Gino Marsetti Superstar! Amore, Gino Marsetti Superstar! Sì! Ecco, vedi, così, poi, le albicocche dopo. Adesso, guarda, per dare un bello stacco di colore, mettiamo su la fonduta. Beh, questa è una roba... Bravissimo. Vabbè. Proprio il piatto della festa. E le albicocche che fanno tanto festa. Tanta roba. E questo è il raviolo con faraona, albicocche secche, fonduta della nostra Francesca Marsetti. Grazie. È il tuo primo Natale da fidanzata. E allora dobbiamo brindare, volevo dire questo, è il suo primo Natale Capodanno da fidanzata e quindi in abbinamento a questo piatto un grande vino. Andrea Amadei, allora sì. Andrea, Anto, che oggi ti ho portato un bel vino gastronomico, di quelli che si abbinano con una grande quantità di piatti, e, insomma è un po' come una camicia di jeans, no? Ti senti figo, è sempre elegante, ma non ti prendi troppo sul serio, no? Sta bene con tutto. Tra l'altro adesso, periodo di regali, se non sapete cosa regalare a vostro nipote, andate su una camicia di jeans che gli piacerà di sicuro. Oppure su una bella bottiglia di vino. Anche. Io dico sempre, tra i regali più graditi, no, ve lo dico perché, sono le bottiglie di vino buono, anche quei bei cesti con i prodotti magari tipici della vostra zona, perché comunque fa sempre piacere mangiare, si deve mangiare sempre, quindi siccome ci sei tu, il vino mi sembra grazie. Poi questo è un bianco e travestito libri, da rosso, siamo lì a metà, perché è bello passante, leggero, ma elegante, profumato, cioè che non cos'è? È di quelli proprio concentrati, è un Bardolino classico. Siamo proprio sul lago di Garda, sponda orientale, sud orientale del lago di Garda, e lì è un territorio meraviglioso, sia perché c'hai il lago, c'hai i monti, questo clima incredibile. Perché poi Bardolino è molto carina, sì. È bellissima andare città. Andare a vedere. Poi clima mediterraneo, fino a qualche anno fa era la zona italiana più a nord dove crescevano gli ulivi, e sta benissimo anche la vite. Perché? Perché lì c'è un continuo movimento d'aria, no? Tra il lago, la Val d'Adige, il Monte Baldo, che è proprio lì vicino, no? E quindi le uve vengono... diciamo invogliata a produrre sempre più profumi, e le uve sono le stesse dell'Amarone, è il suo cugino un po' più muscoloso, la Corvina e la Rondinella, che però qui danno vita a un vino più passante, più leggero, simpatico, lo definiva il grande Veronelli, perché il terreno è diverso, è un terreno formato da una miriade di sassi, di ghiaie, di minerali, tutti diversi tra loro, che sono stati portati da questo ghiacciaio che in antichità scavò la stessa Val d'Adige e il letto del lago. A me piace tantissimo, perché ha questi profumi che mi ricordano gli agrumi, quelli speziati, eleganti, tipo il bergamotto, l'arancia amara, poi c'è un po' di lampone, un po' di spezia, il garofano. E con questo piatto, dove hai la carne della coscia, del sovraccoscio, mi pare tu abbia usato, no? Per fare il ripieno, che è più scura rispetto al petto. In più è stata sfumata con il vino rosso, quindi hai bisogno comunque di carattere nel bicchiere. Poi hai questa fonduta di formaggio grassa, hai bisogno di freschezza e la tendenza dolce data dalla pasta e delle albicocche, e quindi sapidità. E questo è un vino che ha tutte queste caratteristiche. Guarda, lo metto qui, a buonissimo, l'ho già provato, guarda come sta bene, anche così insieme al piatto. Grazie Andrea Amadei, grazie molto.